Signori, benvenuti in un nuovo video di Mr. Ba, come sempre sono io, non è cambiato niente e oggi, in un certo senso, torniamo a parlare di animali. Perché vi dico in un certo senso? Allora, partiamo subito con le premesse, così nessuno può spaccavertarmi le palle sotto nei commenti, chiaro? Quindi io al primo commento stupido che vedo, banno. Allora, tutto ciò che io vi dirò, ragazzi, in questo video, o comunque quasi tutto, quello che vi dirò, regà, sono teorie inventate da me, da moi, me in persona, ok? Tutto quello che state per ascoltare è inventato di sana pianta da me. Non sono fonti prese da siti internet o comunque dal web, non sono fonti affidabili né tantomeno fonti vere. Sono delle teorie fatte da me. Quindi, detto questo, non prendete questo video come video divulgativo o che so io. Quindi prendetelo per un video per com'è, com'è il video, ovvero un video un po' spiritoso, comunque un video un pochino diverso dal solito, un pochino più rilassante si può dire. Quindi prendete un pochino per quello che è. Detto questo, finalmente conclusa la parentesi sulle premesse, direi che possiamo cominciare con il video effettivo. Bene, ragazzi, di cosa vogliamo parlare oggi? Allora, oggi parliamo di alieni. Ebbene sì, ormai, ragazzi, non c'è neanche più bisogno che io ve lo dica, di leggende, di teorie cospiratorie, comunque di storie. Sugli alieni ne esistono veramente, ragazzi, a miliardi, a milioni, veramente. Vi basterà cercare sul web e in 2 secondi vi appariranno tante, ma tante, ma tante di quelle leggende o teorie cospiratorie sugli alieni che non ve le sto neanche a elencare tutte. Quindi c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, c'è chi crede che gli alieni esistano e siano già sulla Terra da diversi anni, magari sotto l'aspetto, no, di noi esseri umani. E c'è invece chi crede che sì, tali entità aliene esistano, ma che comunque siano rinchiuse in delle strutture militari segrete o comunque non accessibili al pubblico, come per esempio molti pensano il Vaticano o la ormai strafamosissima Area 51 o Area 51, che di recente vi è stata ammessa la reale esistenza. Ok, detto questo, prendiamo come esempio, prendiamo per vero la teoria di chi dice che gli alieni esistano veramente e che quest'ultimi non siano rinchiusi in qualche parte sperduta del pianeta, ok? Mettiamo che gli alieni esistano e siano già da decenni sulla Terra, che passeggiano beati ed indisturbati fra di noi. Quello che ci viene da pensare adesso chiaramente è che quest'ultimi abbiano l'aspetto dei cosiddetti grigi, o comunque il classico stereotipo dell'omuncolo di colore verde con gli occhi grossi e neri e la testa sproporzionata rispetto al corpo. Oppure, seguendo il filologico, quest'ultimi possono vivere nelle profondità dei bui abissi oceanici. Mi viene in mente Cthulhu, per esempio, o che abbiano un aspetto simile a quello cinematografico, come gli xenomorfi del film Alien o gli Harvester di Independence Day, tanto per citarne alcuni. Ora, ragazzi, sapete qual è il problema dell'essere umano principalmente? Ve lo dico io. Il problema dell'essere umano, ragazzi, è che pensa troppo in grande e troppo in là con la fantasia. Infatti, proviamo a pensare un attimo con razionalità. Secondo voi, qual è l'animale che più si avvicina esteticamente all'alieno per eccellenza? Qual è l'animale che abbiamo avuto davanti agli occhi tutto il tempo, che si avvicina più all'alieno, allo stereotipo dell'alieno? Un animale che, regà, l'abbiamo visto tutti almeno una volta, abbiamo sempre avuto davanti agli occhi, non ce ne siamo mai, mai resi conto. Ragazzi, per chi ancora non l'avesse capito, sto parlando della mantide.
Senza dubbio un insetto molto, molto particolare. Il suo metodo di caccia infallibile, la sua incredibile espressività rispetto a molti altri insetti. La mantide è un animale molto particolare, come detto prima, dotata di un'incredibile vista e che quindi è attenta ad osservare tutto ciò che gli sta attorno, tanto che sembra proprio fissarti in un modo molto dettagliato e preciso, come per studiarti e studiare tutto ciò che fai, come quasi a far sembrare che stia studiando per poterci attaccare in un ipotetico futuro. Detto questo, è quindi un animale molto misterioso, ma allo stesso tempo anche enigmatico. Che il famoso stereotipo dell'alieno verde con testa grossa sia da attribuire proprio alla mantide? Cosa sono? Cosa stanno progettando? Cosa pensano quando ci fissano scrupolosamente? Siamo sicuri di sapere veramente cosa ci circondi? Sono veramente dei semplici insetti come tutti ci dicono? O c'è magari di più su di loro che ancora non riusciamo a comprendere o che non sappiamo? Molti dicono che gli alieni siano già sbarcati sul nostro pianeta da ormai tempo e essi quindi girino fra di noi in incognito. Ma chi ci dice che quest'ultimi non siano sotto forma umana come tutti noi pensiamo, ma che invece abbiano assunto un altro tipo di forma? La prossima volta che incontrerete una mantide sul vostro cammino, fermatevi, osservatela. Non vi sembra che vi stia fissando in modo un po' strano? Forse la verità non è come sembra. Detto questo, ragazzi, io vi invito a fare una piccola riflessione. Il video per oggi termina qui. Vi ricordo che, ragazzi, che tutto questo video, tutto ciò che ho detto in questo video è frutto della mia pura fantasia. Quindi non prendete questo video come informazioni veritiere, informazioni affidabili o roba simile. Sono tutte teorie inventate da il sottoscritto, da me. E quindi prendete il video un pochino con relax. Noi ci vediamo ad un prossimo video da Mr. Bug, è tutto. Bella ragazzi.